Amici, oggi parliamo di arte. Come sapete, le nostre lezioni sono divise in categorie e talvolta rientriamo ovviamente, a ciclare queste categorie e andiamo in questa puntata, in questa lezione, a parlare di arte, cioè di arte italiana. Oggi parliamo di un famoso ritratto, e cioè parliamo del ritratto dei duchi di Urbino. Vediamo com'è composto, vediamo, probabilmente lo riconoscerete perché è abbastanza famoso come ritratto dei due duchi di Urbino. Vediamo com'è composto, vediamo da chi è stato dipinto e perché e quali erano le aspirazioni, le aspettative di quel periodo. Siamo intorno alla metà del 1400. Quali erano le motivazioni per cui si dipingeva un ritratto? La lezione è molto breve, molto semplice. Vedrete che in tre slide riusciremo a dire molte cose di questo famoso ritratto. Allora, prima di tutto, per conoscere davvero l'Italia e la cultura italiana, non si può fare a meno di conoscere l'arte italiana. Fin dai tempi più antichi, l'Italia è stata un centro culturale di grande importanza e, nel corso della storia, ha dato vita ad artisti eccezionali che hanno creato opere d'arte indimenticabili. Italiano per tutti ci accompagna in un viaggio nell'arte italiana, alla scoperta delle opere più conosciute. Ne abbiamo viste molte, come sapete, abbiamo visto Botticelli, abbiamo visto Leonardo, abbiamo visto molti altri pittori, Michelangelo. Oggi andiamo a parlare di Piero della Francesca, un famoso, un noto pittore vissuto nella metà del 1400, che ha dipinto parecchie opere famose, tra le quali una delle più note, più famose, è quella che vedete ritratta, in questo caso la foto qua sopra. E si tratta del doppio ritratto dei duchi di Urbino. Il ritratto dei duchi di Urbino è il titolo di un'opera composta di due tavole, un dittico, dipinte a olio. Ok, questo non è il tipico quadro come in tutti gli altri casi, ma questo è un quadro doppio, cioè praticamente questo quadro è uno e questo quadro è un altro, quindi abbiamo in sostanza un quadro e un quadro. Sono stati poi uniti e fanno parte tutte e due della stessa cornice, sono un corpo unico, però la parte centrale ovviamente è una struttura di cornice in legno. Perché sono stati dipinti, sono stati fatti in modo distinto, separato, lo vediamo tra poco. I due ritratti sono stati realizzati tra il 1465, il primo ritratto, cioè questo, e il 1472, cioè il secondo ritratto, quello della moglie del duca, da Piero della Francesca, uno dei principali esponenti del Rinascimento italiano. Lo stesso periodo storico all'incirca di Botticelli, lo stesso periodo storico di Michelangelo all'incirca, siamo nel Rinascimento, cioè il periodo in cui in Italia c'è una rinascita culturale, artistica, di tutte le varie correnti. Ovviamente ci sono delle correnti specifiche in quel periodo, sono quelle legate alle pitture, alle sculture. Però è stato un periodo molto fiorente nell'arte. Ciascun ritratto di questi due misura 47 cm di altezza per 33 cm di larghezza ed è dipinto anche sul retro, cioè se giriamo questo quadro, vediamo che sulle due facce ci sono altri due dipinti sul retro. L'opera è conservata nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Come sapete, è uno dei più grandi musei italiani. Ce ne sono svariati, però molte importanti opere come La nascita di Venere di Botticelli è alla Galleria degli Uffizi e ci sono tanti altri pittori noti e le loro opere negli Uffizi stessi. L'immagine sulla destra,
cioè la prima dipinta, raffigura Federico da Montefeltro, futuro duca di Urbino, e fu realizzata intorno al 1465. Il ritratto è molto naturalistico, rappresenta i dettagli del viso e dei capelli, coperti da un cappello, di Federico. Sullo sfondo si vede un paesaggio che, secondo alcuni, corrisponde alla vista dalla torre ovest del palazzo ducale di Urbino. Quindi se uno si sporge dalla torre ovest del palazzo ducale, vede ed è, diciamo, vede non oggi, ma se è trasportato nel passato, nel 1400 circa, quello che può vedere è questo all'incirca paesaggio, che è quello che il pittore ha dipinto alle spalle del duca di Urbino, del futuro duca di Urbino, perché quando è stato dipinto non lo era ancora. La raffigurazione di profilo, un po' strana, perché è quasi simile una raffigurazione più antica rispetto a quello che era ormai lo stile, quasi più portato alla visione prospettica tridimensionale nel periodo rinascimentale. E in questo caso vedete che è di profilo, cioè ha il profilo, lo sguardo che guarda in una direzione, e la raffigurazione di profilo deriva da quella classica delle medaglie. Sulle medaglie, sulle monete, sulle medaglie è più difficile ovviamente creare una prospettiva e una tridimensionalità, quindi la figura della persona, del personaggio rappresentato sulle medaglie o sulle monete di solito viene realizzata di profilo. Si pensa che in questo caso sia stata scelta perché Federico era rimasto sfigurato all'occhio destro, quindi ha mostrato al pittore il suo occhio sinistro e il suo lato sinistro del volto, che era intatto, diciamo così, non era sfigurato ed era la sua parte migliore in questo caso. E quindi rivolto da una parte nascondeva la parte che era meno attraente all'occhio del pittore, in questo caso poi quello che sarebbe stato rappresentato sul suo quadro. L'immagine sulla sinistra rappresenta Battista Sforza. Battista è genericamente in Italia un nome da uomo, però a quel tempo veniva utilizzato anche per dare il nome a donne, soprattutto in questo caso erano nobili, ed era Battista Sforza, era la moglie di Federico, e fu realizzata intorno al 1472, quindi probabilmente dopo la morte di lei. Quindi Federico si è fatto fare un ritratto, gli piaceva, e nel momento in cui, ahimè, c'è stata la morte della moglie, ha deciso di in qualche modo ricordare anche lei nello stesso ritratto e di congiungere insieme, siccome il suo era già stato dipinto, congiungere insieme questi due ritratti che avevano per quel tempo un po' quello che per oggi per noi è la fotografia incorniciata che appoggiamo sul mobile come ricordo. Ovviamente quel tempo non esistevano le fotografie, l'unica cosa che ci si poteva permettere se si aveva abbastanza soldi e se si era ricchi era farsi fare un dipinto, un ritratto da qualche pittore che ricordasse noi stessi, ovviamente per il futuro ci ricordasse insieme le persone care e in questo caso insieme alla moglie. La donna è ritratta secondo gli ideali di bellezza del tempo, con pelle molto chiara e l'attaccatura dei capelli molto alta e un'elaborata acconciatura. L'acconciatura è un'acconciatura di capelli, quindi come erano posati e lavorati, diciamo, pettinati i capelli della Battista Sforza. Il paesaggio prosegue
esattamente quello del primo ritratto. Quindi quello che vedete alle spalle della moglie è la continuazione del paesaggio ritratto dietro al marito, al Federico Sforza. Sul retro delle due tavole sono raffigurate due processioni, e le vedete qua, trionfali, con i duchi seduti sui carri guidati da angeli. Quindi in realtà questo era ancora di più di un semplice ritratto, era proprio un qualcosa che dovevano in qualche modo tenersi in casa, quindi era qualcosa che doveva ricordare la loro presenza storica, della moglie in questo caso soprattutto perché era mancata e ha deciso di fare un ritratto di lei, ma ancora di più era un qualcosa che doveva essere presente, non solo da attaccare a un muro, ma proprio da essere guardato. Siccome erano due oggetti messi insieme, anche i loro retri, che rappresentano questi, sono in qualche modo la parte della loro storia o del loro futuro, e cioè loro sul carro trionfale guidati da angeli. È un modo di proiettare il proprio ricordo di se stesso e la propria immagine in un futuro, in un paradiso, quindi nella speranza di essere ricordati nel futuro. Ovviamente queste sono tutte situazioni che venivano a crearsi per chi, ripeto, aveva l'opportunità e la possibilità di essere, di pagare dei pittori per dipingersi, perché erano rarissime queste situazioni, anche se ovviamente di dipinti ce ne sono molti, ne sono stati rappresentati molti, però molto spesso erano i pittori che cercavano degli spunti nelle persone per poterle dipingere. In realtà in questo caso erano ricchi e nobili aristocratici che cercavano i pittori per potersi fare dipingere su un ritratto, quindi il rapporto è diverso. Questa è la storia del ritratto dei duchi di Urbino. Una storia molto semplice, come vedete. Se parliamo di Piero della Francesca potremmo parlare per ore, non sarei, come dico sempre, la persona giusta, ma ha fatto moltissime altre opere, andatevele a cercare perché sono molto molto belle. E stiamo parlando ovviamente di un periodo storico rinascimentale molto ricco di arte, ma stiamo comunque parlando del 1500, quando si lavorava molto sull'arte. Oggi magari si lavora meno, ma non c'erano tutte le possibilità che ci sono oggi e che potrebbero esserci oggi, e quindi bisogna apprezzare ancora di più quello che i nostri predecessori in qualche modo hanno realizzato con così poco. Bene amici, puntata molto semplice, molto rapida. Come sempre vi chiedo un like, un seguimi sul canale. Ci sono 189 lezioni prima di questa, abbiamo parlato di tanti argomenti. Se ci sono domande, come tutte le volte, fatele, un piccolo commento e noi vi rispondiamo. Se avete dubbi, se non capite, come capita alcuni amici ogni tanto, non capite alcune mie parole, chiedetemi, perché vi sappiamo rispondere in modo rapido. Andate a vedere sul blog itapertutti.blogspot.com, ci sono tutte le lezioni divise per categorie e ricercabili, quindi potete cercare se ci sono cose che vi sono utili. Molto spesso mi chiedono nozioni particolari di grammatica, allora andate a ricercare qualche lezione sulla grammatica, ne abbiamo fatte molte. Ci saranno ancora molte lezioni, andate a cercare sui social, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, eccetera eccetera, ci sono tantissimi contenuti altri e tutte le settimane aggiungiamo dei materiali. Come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione. Ci vediamo nella prossima lezione di Italiano per Tutti. Ciao!